Benvenuti al corso di WordPress, la guida base completa allo sviluppo. Nella sezione Backup e migrazione analizzeremo tutti i procedimenti necessari per effettuare sia un backup del nostro WordPress sia una migrazione all'interno dello stesso server da una cartella ad un'altra, sia una migrazione cambiando la directory, quindi la cartella, ma anche il server di destinazione. Potremmo per esempio voler pubblicare una versione di WordPress in locale in un server remoto oppure cambiare provider e quindi avere la necessità di spostare il nostro WordPress da un provider ad un altro ed eventualmente decidere anche di cambiare la directory, quindi la cartella di installazione. In questa sezione andremo ad analizzare un intro del backup, di cosa sia, di come impostarlo. Creeremo un backup in locale, quindi tramite il MAMP. Andremo a visualizzare il procedimento che comporta la migrazione di WordPress da una cartella ad un'altra. Ho inserito una sezione teorica che vi spiega quali sono i punti più importanti da tenere in considerazione durante questa migrazione, poi analizzeremo la parte pratica. All'interno ho inserito dei link per visualizzare i file nascosti in locale perché avrete necessità anche di visualizzare il file .htaccess che nel server locale MAMP è considerato un file nascosto. Poi analizzeremo in due parti la sezione di migrazione server, quindi da locale a remoto, divisa anche questa in due parti, dove all'interno seguirò due procedimenti. Il primo è quello analizzato anche nelle lezioni precedenti. Il secondo è quello che permetterà la conversione delle stringhe del database tramite uno script molto utile e che viene richiamato direttamente all'interno della directory di WordPress. Avete tutti i riferimenti, tutti i download. Qui ho messo un file che verifica le patch assolute del server che andranno poi sostituite all'interno del database e come lezione finale ho inserito un backup e migrazione con All-in-One Migrate, un plugin molto interessante che utilizzo spesso e che vi permetterà non solo di creare dei backup del vostro sito web, ma anche di creare dei processi di migrazione tra server e anche tra cartelle in maniera assolutamente semplificata. Vi lascio dunque alla prima lezione introduttiva di questa sezione. Vi ricordo che per qualunque problema o domanda potete scrivere nella sezione apposita dedicata, sarò felice di rispondervi.